Niente OGM, siamo italiani. Come già dicevamo ieri sera, l'Italia esclude l'intero territorio nazionale dalla coltivazione di tutti gli organismi geneticamente modificati che sono autorizzati in Europa. Un inganno, sosteneva ieri sera il biotecnologo De Fez del CNR, in quanto pur senza coltivarli importiamo OGM a tonnellate ogni anno, ma sentiamo questa sera le voci contro e quindi le voci pro questa decisione del governo italiano. Immagino che sia così. E saluto il presidente del Veneto, Luca Zaia, che sono ben felice di riavere ai microfoni di Zapping. Buonasera, Zaia. Buonasera e grazie per l'ospitalità. La felicità è mia. Allora, saluto anche Federica Ferrario, che è la responsabile della campagna Agricoltura Sostenibile di Greenpeace Italia. Buonasera, Ferrario. Buonasera a tutti. Luca Zaia, ho voluto chiamare lei su questa cosa perché lei, le va dato atto, fu tra i primi in Italia a partire lancia in resta contro gli OGM. E quindi le voglio chiedere se oggi, dopo 5-6 anni, lei è stato anche ministro dell'Agricoltura, se ne resta convinto. Assolutamente sì, addirittura ho scritto anche un libro per parlare di questi temi e dico che in quei momenti quando si parlava di OGM era meno facile di oggi dire il no agli OGM e devo anche riconoscere che c'è stato un grande movimento di popolo che ha portato questi governi comunque alle moratorie e a dire di no. Del resto è inquietante lo scenario per un paese come l'Italia che ha oltre 4.500 prodotti tipici che sono di fatto delle banche genetiche, sono dei presidi identitari dei territori, pensare che tutto possa essere omologato da qualche laboratorio dove i nuovi esseri viventi nascono a livello di laboratorio. Come dico sempre io, c'è il rischio di dar vita a semi che non daranno semi, pensi solo che all'uva i cui acidi non hanno i semi all'interno, ecco, beh, noi se volessimo avere un'altra pianta di quell'uva non riusciremmo ad avere i semi sì, da quell'uva, quindi da la pianta la cosa da combattere, perché sa, il cibo Frankenstein fa molta paura perché si teme che alla lunga possa danneggiare la salute. Invece la cosa che sostiene lei è proprio contro l'omologazione per la biodiversità, per trattenere in Italia un'identità che è solo nostra. Ma guardi, questo è uno degli aspetti, poi il mondo scientifico è spaccato esattamente a metà rispetto a chi dice che il cibo transgenico fa male e chi dice di no, c'è poi chi dice che l'agricoltura ne ha dei benefici, a me non risulta che gli agricoltori a livello internazionale, penso agli Stati Uniti, dove comunque l'OGM è concesso, guadagnano di più. Vorrei citare solo un caso: in Europa sono autorizzati dei mais transgenici, lo erano anche negli anni scorsi. Questi mais rappresentano solo il 2% della produzione di mais in Europa, il che vuol dire che se fossero tutti questi vantaggi per gli agricoltori, noi avremmo molto più accesso al seme transgenico. La verità è che noi passiamo il vero valore, che è quello dei semi, dal patrimonio, che è un patrimonio tipico del contadino, dell'agricoltura, ai laboratori e alle multinazionali, sì. Quindi questa è anche una battaglia contro le multinazionali che è sacrosanta. Ritorniamo agli OGM con lei e con Federica Ferrario di Greenpeace, lei che ha scritto Adottare la terra per non morire di fame, un libro edito da Mondadori, scritto qualche anno fa. Allora, per rispondere ai nostri ascoltatori, Mario dal suo Veneto dice: perché non fare anche una ricerca pubblica sugli OGM, così finalmente andiamo verso una risposta obiettiva. Beh, riprendendo un po' quello che diceva la dottoressa Ferrario prima rispetto al fatto che è vero, prove complesse, importanti, pubblicazioni su ricerche epidemiologiche, non ne sono state fatte. Dico anche, e lo si capisce da quello degli interventi degli ascoltatori, che bisogna ancora investire anche sull'aspetto culturale. Spesso si confonde l'ibridazione piuttosto che gli incroci tra mais o tra grani come il fatto che si possa, se vengono assimilate queste pratiche come l'avere un mais transgenico e quindi OGM, è tutta un'altra cosa. L'ibridazione in natura accade, gli incroci sono una cosa naturale, per cui noi abbiamo dei mais che producono molto di più
perché sono degli ibridi, ma non hanno avuto manipolazioni genetiche in laboratorio, non hanno l'inserimento nel loro filamento di DNA di geni magari di origine animale in un vegetale. Questo è quello che noi non vogliamo.